Don Claudio, a lei la parola. Prima che Don Claudio parli, ci vuole ancora un difensore, qual difensore meglio dell'avvocato federale? Io sono previsto, vi ringrazio di essere venuti, siete numerosi, sono anni ormai che passavo un incontro più o meno sul rito di Vulcano Ambrosiano, ma quest'anno un ringraziamento speciale a Monsignor Magnoli perché è la prima volta che abbiamo la possibilità di fare un curio di sostituire e questo non è certamente privo di un importante significato. Non dimentichiamo che qui hanno lavorato e pregato gli ultimi difensori del rito del Santo Ambrosiano, allora il beato Giovanni Battista Montini Paolo VI, che quando nel 1975-76 si voleva cancellare il rito ambrosiano e in conseguenza il canto, si è imposto, lui non liturgista, lui stonato, lui di Brescia, non di Milano, ma si è imposto per difendere il rito del canto. Il cardinale Martini, nel suo sinodo, ha ribadito l'importanza di continuare lo studio del canto ambrosiano con un apposito canone del sinodo e da ultimo il cardinale Bertamanti, che verrà ricordato per aver promosso e approvato il testo del nuovo lezionario ambrosiano. Anche questo è un tesaurus. Qualche volta qualche nostro prete, qualche parrocchia non se ne rende conto, ma il lezionario ambrosiano è un tesoro stupendo che ci contraddistingue da tutte le altre chiese di riuscire. Dunque grazie a Monsignor Magnoli di averci convocato in cui è tua parola.